L'Ontario Provincial District Council diliuna. Il sindacato Labour's International Union of North America, la più dinamica, aggressiva e progressiva unione sindacale del Nord America. Con il presidente Joseph Mancinelli, in cooperazione con la Local 183 ed il business manager Jack Oliveira ed il comitato direttivo e la Local 506, rappresentata da Carmen Principato e l'intero Executive Board, sono lieti di presentare... Soccer City, quando il calcio è emozione, rabbia, sfida, competizione, tifo, campanilismo. Un incontro settimanale dove gol e interviste, dibattiti, analisi e commenti, botte e risposte diventano il nostro punto d'incontro. Soccer City live ogni lunedì sera alle ore 17. E sono le 17:05 minuti primi. Buonasera a tutti e benvenuti alla penultima edizione per questa stagione di Soccer City. Questa sera Maurizio non è con noi, anche perché approfitta per Victoria Day e poi è compleanno della moglie, anzi cogliamo l'occasione per fare tanti auguri alla signora Vecci. C'è comunque Patrizio, buonasera Patrizio, buonasera. E poi abbiamo un altro ospite, ve lo presento fra qualche secondo, merita veramente la massima attenzione, e poi speriamo dall'Italia di avere un altro ospite veramente con la O maiuscolo. Saluto Alessandro Battaglia in cabina di regia. Patrizio, le ultimissime. Sì, abbiamo da dire tante cose. Allora, innanzitutto domani iniziano i playoff di Serie B con Cesena, Spezia e Bari, Novara. Ricordiamo, gara unica, in caso di parità dopo il 90esimo si giocano i supplementari, nel caso permanga la parità va in semifinale la squadra meglio piazzata in campionato. Poi ci saranno le semifinali di andata, chi vince tra Cesena e Spezia affronta il Trapani e chi vince invece tra Bari e Novara il Pescara. Parliamo anche dei play-out, Lanciano Salernitana per ora, ma se a Lanciano vengono ridati 3 punti di penalizzazione sarà Livorno Salernitana, quindi insomma si è attesa di questa sentenza, mentre ricordiamo sono retrocessi Como, Modena e Livorno per ora. Poi parliamo anche della Lega Pro, perché ci sono state importantissime partite, soprattutto il derby pugliese, ma andiamo a vedere le semifinali dei playoff. Pisa Pordenone 3-0 con una doppietta dell'uruguaggio Lores Varela, vola la squadra di Gattuso che mette quasi in cassaforte la finale. Lecce Foggia 2-3, una partita straordinaria al Via del Mare nel derby tutto pugliese, una doppietta di Emmello e Sarno per i foggiani. Moscardelli e Lepori su rigore, quindi si giocherà tutto alla Zaccheria, ma chiaramente il Foggia è favorito per passare il turno. Poi andiamo a vedere anche rapidamente i playout. Cuneo Mantova 0-0, Albino Leffe Pro Piacenza 0-1, L'Aquila Rimini 1-1 al Fattori, Lupa Roma Prato 2-0, questa è una sorta di sorpresa. Poi Ischia Monopoli 0-3, Martina Franca Melfi 1-0. E anche la Supercoppa italiana di Lega Pro è stata vinta dalla SPAL, che ha vinto anche col Cittadella per 3-1. Queste sono le notizie rapidissime. Okay. Poi nel corso della trasmissione parleremo abbondantemente di Toronto FC, di Giovinco, della MLS, e parleremo anche della Coppa Italia che ha concluso la stagione italiana proprio sabato. Andiamo in pubblicità, poi vi presenteremo il primo ospite della serata. Un saluto agli amici di Cataldi, Fresh Market, Tony, Dominic e papà Frank, è una bella famiglia che combatte tra Juventus e Inter diversi amori calcistici. Adesso c'hanno anche il Garden Center su Kill Street, approfittatene. Detto questo, do la buonasera a un'icona del calcio italo-canadese, una voce che ha sempre difeso il calcio locale, soprattutto ha una trasmissione con il sito web, approfittando della tecnologia moderna. Un simbolo. È un simbolo, e soltanto alcuni giorni fa ha fatto un'importante intervista che ha messo su Twitter, che sta spopolando non solo attraverso i suoi follower, come si dice, ma anche in Italia. Do la buonasera a Anthony Tottera. Buonasera. Thank you for the kind words, Paolo. Patrizio, very kind. I'm here because you're outstanding. Oh yeah. Okay. And what you do for our community, and as soon as you invited me today, I dropped everything and came down here to be with you. You are very sweet, l'abbiamo sentito tante volte, Anthony, dai nostri microfoni. Anthony, ma ultimamente stiamo soffrendo con i nostri Toronto FC. What's happening? Unfortunately, Paolo, the games at home that they've played recently haven't been the most enjoyable, offensively speaking. Vancouver, they suffered. Columbus, I was there. Defensively, it seems to me they're getting a little bit stronger, but offensively, if Jovinko is not putting the ball in the net, there's going to be a lot of problems. But I like a lot more they've done this year with this squad
They're more organized, they're more focused. Coach Vanney has done a wonderful job. The additions that Tim Bazbachenko and Bill Manning have added to this team, like Drew Moore, Will Johnson, on and on, I think are important pieces for them to get to a long run in the playoffs this year. I have another question. Immediately, then we come back. We're going to come back later con il Toronto FC. Ma siamo troppo Giovinco dipendenti. It's only Giovinco that is gone. And that's what I've been saying since day one, Paolo. We have to find another solution. And the last game, Giovinco, unfortunately, didn't score. If this continues for another game or two, who else is going to step up and help out, ease the pressure and the stress of Giovinco? This is why I've said I believe if TFC can make room financially, they need to bring Marco Borriello here. I spoke with Andrea D'Amico, his agent, on my show a couple days ago, and we talked about him. I still part of your interview, and I will... La proporremo ai nostri radioascoltatori alla fine, perché è molto molto interessante. Allora, volevo partire un attimino con quanto è successo sabato. Sabato è stata la chiusura ufficiale del campionato italiano con l'assegnazione della Coppa Italia. Ha vinto ancora la Juventus e volevo parafrasare quanto ha detto un grande giornalista: è stata una finale ambigua, crudele, che attraverso una piccola ingiustizia ha prodotto però una grande giustizia. Il Sassuolo italiano va in Europa. Sentiamo. Nel segno di Alvaro Morata, la Juve vince anche la Coppa Italia e continua a scrivere la storia, vincendo per 2 anni di fila campionato e Coppa Nazionale, come mai nessuno era riuscito. Nel segno di Morata, al primo pallone toccato, forse nella sua ultima partita in bianconero. Allegri lo fa entrare al minuto 108, nel secondo tempo supplementare. Lo spagnolo colpisce 2 minuti dopo, su assist di Cuadrado, anche lui è entrato nella ripresa. Ride la Juve come ride il Sassuolo, che conquista l'Europa League. Continua invece il lungo pianto del Milan, stavolta dopo aver giocato una grande partita a viso aperto con i campioni d'Italia. Sono state diverse le occasioni per gli uomini di Brocchi, soprattutto nel primo tempo con Buonaventura e Poli. Errori di mira e scarsa lucidità negli ultimi metri, le principali colpe imputabili a Bacca e compagni. La Juve, partita sottotono, è cresciuta nella ripresa, scaldando più volte le mani a Donnarumma e alzando sempre di più il baricentro, anche grazie agli ingressi di Alexandro e Cuadrado. La miglior tenuta fisica, probabilmente anche mentale, ha giocato un ruolo decisivo nei supplementari. Fuori Montolivo, stremato, infortunato e applaudito dal suo pubblico, un istante prima dell'ingresso di Morata, il momento decisivo di una gara stregata per Brocchi. Ci ha provato in tutti i modi il Milan negli ultimi disperati assalti. Ci ha provato per ultimo José Mauri con un destro alato di un niente che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al popolo bianconero. Poi l'abbraccio dei giocatori davanti ai propri tifosi. Altro trofeo, altra festa. Ultima cartolina di una stagione quasi perfetta per la Juve di Max Allegri. E secondo trofeo, mancava solo la Champions League, peccato quella. Comunque bisogna dire che il Milan ha fatto un'ottima partita, forse la migliore della stagione. Brocchi ha preparato al meglio questa partita con questo 4-3-3, un pressing molto alto nel primo tempo, poi è calato di intensità e il Milan ha abbassato anche il baricentro. Comunque anche complimenti al Milan, almeno per questa partita di grande livello contro la Juve. Oggi Antonio Conte, il commissario tecnico della Nazionale Azzurra, ha diramato la lista dei 30 convocati, da cui poi usciranno i 23 che parteciperanno all'Europeo. E le polemiche già scoppiano a tutti i livelli. Sentiamo. 30 giocatori per il ritiro pre-europeo. Antonio Conte ha fatto le prime scelte. Una lista di 30 uomini dalla quale estrarre i 23 che andranno in Francia a disputare il torneo continentale. Nessun dubbio in porta, i 3 estremi difensori saranno Gianluigi Buffon, Claudio Marchetti e Salvatore Sirigu. In difesa il blocco Juventus con Chiellini, Bonucci, Barzagli e Rugani, insieme ad Astori, Ogbonna, De Sciglio, Darmian e Zappacosta. A centrocampo Benassi, Bonaventura, De Rossi, Giaccherini, Montolivo, Thiago Motta, Giorginio, Florenzi, Parolo, Bernardeschi e Sturaro, nonostante la poca attività con la Juventus. Mentre gli attaccanti sono Insigne, El Shaarawy, Zaza, Candreva, Eder, Immobile e Pellè. Da valutare le condizioni fisiche di Riccardo Montolivo, uscito acciaccato dalla finale di Coppa Italia, e di Thiago Motta, che non ha disputato la finale di Coppa di Francia. Il 29 maggio la nazionale affronterà in amichevole la Scozia, mentre il 31 dovrà essere ufficializzata la lista dei convocati. Il programma prosegue con la sfida alla Finlandia il 6 giugno, per poi esordire nel torneo il 13 contro il Belgio.
questo era il servizio dei colleghi della Rai. Un commento al volo, i vostri feelings after Grande vergogna, una grande vergogna. It's absolutely disgusting what Antonio Conte did. He gave a slap in the face to Sebastian Giovinco, he gave a slap in the face to MLS, he gave a slap in the face to the city of Toronto. I could go on and on, Paolo. The snobbery, the arrogance, la eroganza di Antonio Conte should be ashamed of himself, because you know what? You tell me that Pelé should deserve a spot ahead of Giovinco or either? Come on, give your head a shake. I really believe in my heart of hearts, this is something personal. Shame on Antonio Conte. Something personal? I believe that with my heart wholeheartedly. You don't take a guy like Giovinco who has torn up MLS. He has wonderful vision, great footwork. He has done everything to be called up. So why don't you call him up? Why? Give the reasons why you don't call. You bring in Pelé, you bring in Eder. I mean, Giovinco has destroyed the league. He has wonderful vision, speed, athleticism. What more does he have to do? Because he doesn't play in Europe? Hold on a second. Montreal Impact got called up from the Belgian national team, Simon. So you mean MLS is garbage for Belgium, who is much, much better than Italy, to call up Simon and Giovinco not to Italy? Come on, Conte. Una grande vergogna. Beh, una dichiarazione molto pesante. Sì, sì, anche perché dimmi la tua opinione. Secondo me il mio parere è questo, cioè poteva comunque fornire delle soluzioni importanti a livello di gioco Giovinco nella nazionale di Conte, soprattutto per la sua rapidità, tra le linee si inserisce sempre in maniera straordinaria. Secondo me anche, insomma, la convocazione di Giovinco era giusta, evidentemente Antonio Conte ha fatto altre scelte, però insomma non vedo poi questi grandissimi campioni. Non voglio difendere Conte, voglio soltanto fare un'analisi tecnica. Anthony, maybe Conte, quando era anche allenatore della Juventus, vedeva Giovinco un giocatore esterno di fascia. C'ha Insigne, c'ha Al-Sharawi, che stanno facendo comunque benino. Infatti non l'ha mai fatto giocare quasi. E quindi, mentre qui a Toronto gioca come punta centrale, quando c'è Altidor si sposta un po', però è lui il terminale. Falso nueve. Il falso nueve, il terminale di tutte le azioni. È possibile che questa sia stata la ragione per cui ha deciso di avere Zaza e Pelle come centravanti, che sono più forti fisicamente? Ma please Paolo, fammelo piacere, please Paolo. El Shadowai is not even 100% healthy, Paolo. Is he 100% healthy from that injury still? I don't know, I think so, but I imagine se lo ha convocato. I love you like a brother, Paolo, but I disagree with you 110%. Allora, Anthony e Patrizio, e voi che ci seguite da casa, potete chiamarci. Fra qualche istante parleremo proprio di questo con uno dei più grandi esperti, uno dei più grandi, spero, giornalisti italiani che seguono il calcio e anche la nazionale, subito dopo questa set di pubblicità. E salutiamo anche Carmine Marcantonio, il figliolo, altro grande protagonista del calcio nordamericano. Allora, dopo Anthony Totera abbiamo la seconda grossa sorpresa della serata, uno, dicevo, dei più grandi giornalisti sportivi ed esperti di calcio che l'Italia abbia mai conosciuto. Patrizio, dici sicuramente tutto. Giornalista sportivo di lunga militanza, ha lavorato alla stampa per 18 anni, dal 1992 al 2010, al quotidiano torinese ha ricoperto diversi incarichi, tra cui capo della redazione sportiva, inviato e editorialista. Giornalista professionista dal 1972, è inoltre iscritto su Tutto Sport ed ha partecipato alle trasmissioni televisive di Rai e Mediaset, attualmente collabora con la Gazzetta dello Sport, Il Fatto Quotidiano, Corriere Sportivo ed Eurosport Italia, essendo tra i primi critici delle dirigenze dei gruppi e degli organi federali coinvolti nello scandalo calcistico del 2006. Ha raccontato 9 giochi olimpici estivi, 9 mondiali e 8 europei. Un cantore dello sport straordinario, Roberto Beccantini. Buonasera Roberto. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. grazie. Innanzitutto sono felicissimo, sei stato di una disponibilità squisita, te ne siamo grati a nome di tutta la comunità italiana che vive la realtà del Canada. Grazie a voi di aver pensato al sottoscritto. Ti leggiamo, ti seguiamo con tanto affetto. Dicevo, l'amico Patrizio qui ha detto uno dei più grandi cantori del calcio italiano. Esagerato. Assolutamente no. Io direi una vera e propria enciclopedia del nostro calcio. No, calma. No, è vero, Roberto. Veniamo al sodo.
Qui in studio con me, tu non lo hai sentito, c'è un collega di lingua inglese, un italo-canadese, Anthony Totera, che ha una trasmissione dedicata al calcio, che è arrabbiatissimo con Conte perché non ha convocato Giovinco, ha detto è uno schiaffo in faccia al bel calcio. Guarda, io a proposito di Giovinco, che saluto dovunque gli sia, sì. Io sono presidente di una piccola associazione, Giù le manine da Giovinco, la fondai quando Sebastian Giovinco era un po', stava giocando molto bene, secondo me, pronto a sfondare. Poi ahimè sono rimasto, oltre che presidente, anche l'unico iscritto a questa associazione, perché nel passaggio dal Parma alla Juventus via via si è un po' spento e anche a me piace molto, però devo riconoscere che Lorenzo Insigne l'ha scavalcato. E per quello almeno che Paolo abbiamo visto noi in Italia, sì, nel nostro campionato, che non è certo il massimo dei riferimenti tecnici rispetto al Giovinco canadese, nordamericano, sul conto del quale però ho letto molti giudizi positivi, molte recensioni di un certo livello. Qui Roberto a Toronto è diventato, lo puoi facilmente immaginare, un eroe nel vero senso della parola, anche perché è l'unico che segna. Ha cambiato anche un po' il gioco, forse nella Juventus quando era in Italia giocava più sulle fasce, approfittando anche della rapidità che ha e che aveva, qui è un po' il terminale di tutte le azioni della squadra e quindi... Poi immagino che tocchi molti più palloni che in Italia. Certo, sai, certo. Sì. Lui ha trovato una delle più grandi Juventus degli ultimi tempi, capito? Ha contribuito nel suo piccolo, senza sottintesi, a forgiarla e poi purtroppo l'ha lasciata e ripeto, tra i grandi scornati anche il sottoscritto, perché su Giovinco avevo scommesso aggettivi, e sia ben chiaro, solo aggettivi, però per un giornalista scommettere aggettivi è importante. Roberto, buonasera, Antonio Totera qua. Questo è un grande schiaffo alla faccia a Toronto, MLS e Giovinco. Questa è una grande vergogna. Se tu mi dica, dimmi a me, Simone Zaza, Eder, è un giocatore più buono a questi tempi di Giovinco, io non ti credo oggi, domani o next year. No, calma, adesso non esageriamo. Calma, perché poi vedo che l'italianità vi insegue, persegue anche, sì, anche, sì, da, sì, appanna. Anche a Toronto vi confonde. No. Giovinco immagino che fosse presente nei pensieri di Antonio Conte e poi è stato scartato, come Eurosport mi ha chiesto la lista dei 23 che abbiamo pubblicato questa mattina in anticipo sull'elenco dei 30 poi diramati da Antonio Conte nel pomeriggio, e Giovinco io non l'avevo inserito, pur essendo presidente dell'associazione, ripeto, sulle manine da Giovinco, capito? Quindi non esageriamo, scherzi a parte. L'unica fortuna di non avere un Leo Messi o un Cristiano Ronaldo è che chiunque metti, chiunque togli, può cambiare qualcosa, ma non tantissimo. Questa è la nostra situazione oggi, a meno di un mese dall'Europeo, che cominceremo il 13 giugno a Lione contro il Belgio. Quali sono le tue sensazioni in vista? Le mie sensazioni sono che la nazionale è oggettivamente modesta. Anche perché gli anni passano e sai, gli italiani diminuiscono, penso ai giocatori eleggibili per la nazionale. La globalizzazione ci ha colti un po' di sorpresa rispetto ad altri paesi come per esempio la Francia, per cui il problema che si affaccia sul calcio, sì, italiano non è tanto quello dell'allenatore o del commissario tecnico, quanto dei giocatori. Fra poco avremo così pochi giocatori per cui chiunque potrà fare il commissario tecnico, perché non potrà sbagliare. Ecco. Sì, sì. Viva il Sassuolo, dai, viva il Sassuolo allora. Quindi sai, no, però sai, nello stesso tempo l'Italia, 4 mondiali, un europeo, un oro olimpico, un secondo posto agli ultimi europei del 2012, anche se incastonato fra i fallimenti di Sudafrica 2010 e Brasile 2014, l'Italia è sempre una brutta grata da pelare anche per gli avversari. Sai, passare il turno in un girone che ci vede con Belgio, Svezia e Irlanda non dovrebbe essere impossibile, anche se impegnativo, perché come
sappiamo, l'europeo è stato allargato da 16 a 24 squadre e passano, se non ho fatto male i conti, le prime due le quattro migliori terze. Quindi insomma. Sì. Tra l'altro, ironia della sorte, noi nella prima gara affronteremo proprio il Belgio. Ho detto, Paolo e Roberto, ho detto che Belgio ha chiamato il giocatore del Montreal Impact, Simon. Allora si è MLS e la Liga Non puoi, non puoi prendere il campionato nordamericano con tutto il rispetto come unità di misura. Sì, sono d'accordo 100%, ma se tu mi dici a me che Giovinco no, non può giocare per questa squadra italiana che è una delle squadre più... non manco posso trovare la parola. Ma può giocare in teoria, ma non è stato scelto, hai capito? Non è che sia stato cancellato o pestato come una cicca di sigaretta. Il CT ci ha pensato e poi gli ha preferito un altro. Allora ti devo fare un'altra domanda, dato che si allarga. Non facciamo apologia di Beato. Apologia, bello questo. E di Pirlo cosa ne pensi? Anche considerando che manca Verratti, mancherà Marchisio. Pirlo che abbia fatto la sua grandissima carriera, ecco, e penso di Pirlo quello che penso di Totti, che nonostante tutto riesce in un campionato così modesto come il nostro, entrando a 20 minuti dalla fine, fresco, riesce ancora a fare la differenza. Roberto, ti chiedo di rimanere un attimo ancora con noi, ci sono molte telefonate, chiedo ai nostri radioascoltatori di avere ancora un secondo di pazienza, perché oggi... Anche due. Grazie, perché oggi tra l'altro è stata una giornata che ha visto l'ennesimo, ormai siamo abituati, no? E sono quasi a scadenze mensili o trimestrali, gli scandali legati al calcio scommesse. Allora, sentiamo questo brevissimo servizio, tra l'altro vi offriremo anche un contributo, una delle telefonate registrate dagli inquirenti in napoletano, in dialetto napoletano quasi, e poi mi interessava molto sapere il tuo commento. Alessandro, vai. Le mani della Camorra su scommesse e partite di Serie B. I carabinieri hanno arrestato 10 persone a Napoli, nel mirino della direzione distrettuale antimafia, il gruppo Vanella Grassi di Secondigliano. Indagato anche un calciatore di Serie A, il difensore del Genoa Armando Izzo, oltre al centrocampista della Cireale, Francesco Millesi, ex Avellino, e all'ex calciatore Luca Pini. Per tutti e tre l'accusa è concorso esterno. Due le partite per cui si ipotizza il reato di frode sportiva, Modena-Avellino e Avellino-Regina del 2014. Secondo le indagini, sono state messe a disposizione somme di denaro per influenzare il risultato delle gare. Tra le intercettazioni, una telefonata che inchioderebbe i membri del clan. 10 minuti massimo, no? No, capito? 10 minuti massimo. Ti mando una conferma. E la conferma è un po' diversa. No? Sì. Senti, c'è mamma mia, sai, ci tre cuppetti, ci mangiamo. Ci ha mangiato tre polpette Roberto Beccatini. Ma è possibile che questi scandali vengano in superficie, come dicevo prima, a scadenza quasi regolare? Sai, è possibile, ahimè, è sicuro perché sai, la malavita, uno sport emotivamente così caldo, passionale e remunerativo come il calcio, ci va a notte, ci guasta, come diciamo noi emiliani, per cui ci vuole un'attenzione ferrea, una cultura straordinaria, e le società devono, qualcuno l'ha fatto, devono cercare di avere appunto delle organizzazioni interne tali da poter veramente controllare qualsiasi PCPC, soprattutto a fine stagione, quando le partite per alcuni sono niente. Sì. Quindi questo, sai, non è un'esclusiva italiana. È chiaro che in un paese come il nostro, che predilige le eccezioni alle regole, le grandi filiere delle scommesse dall'Asia in su e in giù trovano del caviale champagne, non come si spererebbe, pane per i loro denti, tutt'altro, sì. Denti per il loro pane, ecco. Quindi insomma, non è una novità. Sì.
bisogna sempre scandalizzarsi, anche se verrebbe da dire non ci si scandalizza più di niente, però sai, qui è la malavita che magari con delle ritorsioni, con delle minacce, bisogna stare molto molto attenti, soprattutto i giornalisti, perché sai, le edicole sono farmacie di emozioni, sai, la gente, poi il calcio da noi è tutto, è ormai quasi una religione in cui ogni sta chiesa al suo Dio, non c'è neanche un Dio unico da difendere, al contrario, ce ne sono tanti e tutti da combattere meno uno. In questo contesto i grandi scommettitori, che rispetto ai tempi quasi pionieristici del 1980, Toto Nero, Trinca e Cruciani, ristoratore, un grossista di frutta e verdura, siamo passati a delle raffinate, sofisticate lobby asiatiche, capito? Oppure sempre la camorra, la malavita in primo piano. Volevo dare spazio ad alcuni dei nostri radioascoltatori. Il primo è un grande tifoso del Milan, Filippo. Sì. Buonasera Filippo. Buonasera Paolo e soprattutto buonasera al direttore Beccantini. Buonasera Filippo, non sono direttore, non mi faccio più grande di quello che sono. No, no, sono solo Roberto. Buonasera Roberto, allora va bene lo stesso. No, volevo fare un paio di domande a Roberto. Una è per quanto riguarda la situazione del Milan attuale, perché ogni giorno, sai, da milanista, ogni giorno escono voci di vendite, compravendite, ma lei crede che un Milan andare lì, un Milan che non ha nemmeno acquisito la possibilità di fare i preliminari di Europa League, è ancora appetibile sul mercato, o è tutta una strategia di Berlusconi che vuole ancora, nonostante tutto, vuole ancora tenere la proprietà e fare sì che non entri dalle tue parole, non entri nessun'altra gestione per quanto riguarda il mondo. Allora Filippo, cominciamo col dire che, come sottolineava, per la terza stagione consecutiva il Milan sarà fuori dalle coppe, ma in questo caso il massimo possibile sarebbero stati i preliminari, sarebbe stata l'Europa League, quindi non la Champions. Io credo che il Milan sia assolutamente ancora appetibile, ci mancherebbe altro, e paradossalmente proprio in questo caso di grande difficoltà tecnica di risultati è ancora più appetibile, perché andare a comprare da parte dei cinesi, come si dice, da parte degli sceicchi del Qatar, un Milan al massimo dei massimi vuol dire sborsare cifre forse esagerate anche per loro stessi, i cinesi stessi. Così invece si può trattare, e Berlusconi sta trattando. Il problema qual è? Che l'ultimo Berlusconi, il Berlusconi attuale, è molto più combattuto che combattivo di quello che avete conosciuto e che vi ha portato con un grandissimo sfoggio di spettacolo in cima al mondo. Per cui dipende da lui. Io credo che i cinesi l'avrebbero già comprato, però credo anche che rispetto alla bufala di Mr. B, il thailandese, che avrebbe pagato per meno della metà del pacchetto azionario 480 milioni di euro, ecco, questa sì era una bufala per prendere tempo. Credo che i cinesi vogliano la maggioranza, e soprattutto step by step, ma senza andare troppo in là, vorranno imporre il loro management. Ma non è che la colpa di questa crisi del Milan è di Barbara Berlusconi? No, la colpa di questa crisi del Milan è anche la confusione societaria, per cui non tanto di Barbara, ma della Santa Barbara che si è creata, hai capito? Di questa polveriera che è diventato il Milan all'interno e soprattutto al vertice, quando il Cavaliere non ha tagliato il nodo gordiano di Barbara o Adriano Galliani, ma si è limitato a tollerare Barbara e Adriano Galliani, due amministratori delegati che si fanno un po' la guerra e che hanno accentuato la confusione che ha coinvolto e annebbiato la squadra. Una delle caratteristiche primarie del Cavaliere, se noi ci ricordiamo, le famose dichiarazioni di amore, il fatto il Milan è uno dei gioielli della famiglia Berlusconi, tutte queste cose non fanno pensare che in fondo
ci sia da parte della famiglia una frenata per quanto riguarda l'investimento finanziario. Berlusconi si trova nella condizione non tanto di voler vendere, ma di non poter potenziare una squadra che anche all'inizio del campionato si vedeva chiaramente, nonostante le aspettative su Mihajlovic, non poteva sperare al di là di un tranquillo, diciamo così, quarto posto in Europa League. Non poteva, già si vedeva benissimo che l'organico del nemico non poteva competere né che Juventus, Roma o Napoli. Noi eravamo allo stesso livello di Inter, lo siamo ancora a mio modesto parere, perché una squadra che ha nell'organico almeno 4-5 nazionali effettivi non può barcamenarsi al sesto posto e riuscire a non acquisire l'Europa League avendo di fronte Frosinone, Carpi e Verona nelle ultime 5 partite. Quindi lì nasce il problema anche dell'organico, nasce il problema del fatto che Berlusconi non vuole spendere, dai, che non vuole spendere. Che anch'io avevo considerato il Milan in una classifica leggermente superiore all'attuale, ha deluso anche il mio pronostico, il Milan. Però credo che all'interno della famiglia Berlusconi lui, Silvio, sia molto combattuto. La Barbara vorrebbe che venisse il Milan, mentre Marina, l'altra figlia, la grande presidentessa, non vede l'ora che lo ceda. Quindi ci sono anche questi problemi da affrontare, e non sono problemi marginali. Dal Milan passo ad un grande tifoso della Roma, immagino che vorrà parlare di Francesco Totti, il dottor Ernesto Paola. Ernesto, buonasera. Pronto Ernesto? L'abbiamo perso Ernesto. Andiamo alla Juventus allora. Lasciami Ernesto, vediamo se lo riusciamo a recuperare Alessandro. Passiamo a Vincenzo, che è un grande invece tifoso dei bianconeri che hanno vinto tutto quest'anno. Vincenzo? Buonasera Paolo. Buonasera a te, grazie per essere con noi. Benvenuto al signor Beccantini. Grazie. Che mi faccia dire una cosa, lei è l'unico giornalista che io leggo, appena vedo un articolo firmato da lei lo leggo, perché la considero un giornalista e che se la Juve va bene parla bene, se ha bisogno di critica ha criticato anche la Juve, e questo io l'apprezzo. La ringrazio, non fanno come certi altri giornalisti che tirano l'acqua solo al mulino dove vogliono mangiare, insomma. Ma sei pesante in queste dichiarazioni. No, non è pesante, io ammiro il signor Beccantini proprio per questo. Quindi ogni volta che vedo un articolo firmato da lui me lo leggo tutto. Vorrei fare una domanda, signor Beccantini. Vai. Cosa pensa del futuro della Juve? Una. La seconda, che ne pensa di... Penso che io lo vedo un giocatore, anche se alla fine della sua carriera, ma vedo una persona molto seria, e lo vedrei bene nello staff tecnico della Juve. E poi qualcosa della primavera. C'è qualche giovane che veramente potrebbe arrivare alla Juve? Che è da molto tempo che non vediamo una della primavera arrivare alla Juve, e dispiace. Grazie Vincenzo, sentiamo Roberto. Bene, grazie, aspetto la tua risposta. Vincenzo, partiamo da Patrice Evra. Evra è, insomma, 35 anni, però è stato uno di quei leader, magari dopo Buffon, che proprio la famosa sera della sconfitta con Sassuolo, 28 agosto, si espose nella cesura fra giovani e vecchi dopo quel primo tempo che Buffon stesso aveva definito indegno. Gli diede la scossa per quella clamorosa e fantastica rimonta che si è tradotta in 26 vittorie su 28 partite, dunque nel quinto scudetto consecutivo. Siamo lì. Sul campo ormai vive di mestiere, di esperienza. È difficile. Se c'è un'occasione, dipende anche da lui. È uno di quei giocatori, ripeto, che fanno spogliatoio. Al di là del rendimento tecnico in campo, per cui la sua posizione va soppesata, perché uno guarda l'età e direbbe: beh, tanto vale, grazie e Patrice, ci vediamo un'altra volta. Ci penserei sopra un attimo. Quanto al futuro della Juventus, io lo vedo positivo, lo vedo fausto. Insomma, è la squadra in Italia più organizzata, ha un campionato che non l'aiuta molto a crescere a livello internazionale, perché non è colpa sua, al limite è merito suo di aver spalmato, proprio spianato la concorrenza, soprattutto quest'ultimo campionato in quel modo.
bisogna crescere a livello europeo, però io farò lo stadio di proprietà e la struttura societaria, la rosa, io vedo insomma un futuro che, se non verranno sbagliati passi cruciali sul mercato, sarà molto rosio, in linea con il presente, anche se è chiaro che non si potrà sempre vincere lo scudetto. Allungo questo segmento, do la buonasera, l'abbiamo recuperato ad Ernesto Paola, tifoso della Roma. Buonasera, dottor Paola. Buonasera, saluto tutti, saluto un pochino tutti e gli illustri ospiti di Paolo, perché vedo che questa sera chiudi veramente in belletta. Veramente ci sentiamo. Prima della trasmissione con il collega Patrizio Serafini qui, dicevamo come presentare Beccantini, perché sei... No, è la verità, è un po' la ciliegina sulla nostra torta stagionale, ecco. Sì, maestro Beccantini, mi pongo a lei con reverenza, perché sono cresciuto, sono cresciuto con i suoi articoli. E più che una domanda, brevemente, questo è un omaggio a lei, è un omaggio che leggo tanti articoli sul Fatto Quotidiano, ha reso onore ultimamente a un grande campione che è scomparso, questa è pura letteratura calcistica, mi permette, è morto di fumo lui che era tutto arrosto, ma proprio tutto, in campo e in panchina, come persona e come personaggio. Johan Cruyff è stato grande, di una grandezza assoluta, quasi trasversale. Nessun dubbio che vada collocato al vertice dell'Olimpo. Questa è poesia, io l'ho sempre ammirata, e non è piaggeria. Molto sentito. Le pongo questo omaggio. Grazie, lei molto delle cose. È facile scrivere bene di Johan Cruyff, perché è stato ha scritto bene di tanto. Ernesto. Sì, sono qua, ascolto con interesse. Grazie. Che vuoi sapere di Pjanic se va alla Juventus, dai, di la verità. Sì, guarda, diciamo che questa è l'unica, non la sola, perché la squadra credo che bisogna puntellarla in alcuni ruoli specifici. Però diciamo che Pjanic è un perno importante del centrocampo della Roma, e quindi ecco, questo mi sorge spontaneo, che fine farà Pjanic? Se la società porta 38 milioni o giù di lì, il giocatore va in questa società. La Juventus, da quel che mi risulta, lo segue molto, perché è bravo, non sarà un fuoriclasse, ma è un campione. Poi a Massimiliano Allegri piace molto il trequartista, lui voleva Draxler, il tedesco, gli è andato Hernanes, il profeta, non proprio la stessa cosa, come si è detto anche sabato sera nella finale di Coppa Italia. decisamente no, per cui Pjanic è un giocatore che soprattutto nel campionato italiano può farti vincere delle partite, se non proprio cambiare il senso di una stagione. Quindi io credo che fra Pjanic e Nainggolan uno lascerà la capitale, anche perché se, e ve lo auguro naturalmente, così non fosse, con un grande difensore e un centravanti, con quel centrocampo lì confermato in toto il recupero di Strootman, sarebbe una Roma da scudetto. Sì, è giusto, una disamina esatta, anche alla luce del fatto che intanto Pjanic è un giocatore che è rodato nel campionato italiano, quindi potrebbe far bene in qualsiasi altra squadra. E poi io sono convinto, oltretutto io credo tanto in un allenatore, credo in uno Spalletti a questo punto, che è molto oculato nelle scelte, e credo che poi alla luce dei fatti accaduti, noi con questi giocatori non abbiamo vinto nulla, quindi un ricambio secondo me può essere importante, o un ricambio, quantomeno un'aggiunta potrebbe essere importante, di vitale importanza, credo, vero? Certo, io l'ho detto, secondo me se restano tutti il centrocampo, come si suol dire, è servito. Manca alla Roma un grande difensore e un centravanti. Io sono sincero, contavo molto su Dzeko, mi ha deluso e arrivo a dire che gli concederei un'altra stagione, lo so anche che io. È un rischio, lo so che è un azzardo, però non può sbagliare in maniera così grossolana tutti i gol che ha sbagliato, perché non è che guardi nell'ultimo posto sbagliato al momento giusto, era sempre al posto giusto, al momento giusto, ma faceva la cosa sbagliata. Guardi, vorrei in questo una conferma. C'è sempre il caso Totti, vabbè, che, però sì. Mi pare che sia. Io al posto suo avrei lasciato
sul filo dei 40 anni, però questa formula alla Altafini di entrare alla fine può essere una soluzione, può essere un palliativo. Sì, ma io vorrei una conferma a proposito anche di Dzeko, una conferma da parte di uno, un grosso specialista del campo. Guardi, io ho seguito Dzeko nell'ultima partita, nell'amichevole che hanno disputato a Dubai. Mi è venuto subito una domanda, dico, guardi, o è un grande sfortunato oppure è un qualcosa di incredibile mangiarsi una serie di gol a ripetizione anche in una, non lo so, in un amichevole banale, no? Andare è un periodo che va così, sia al Porto che al Manchester City non è che segnasse valanghe di gol, ma non ne sbagliava neanche in termini così industriali, lo riconosco, le ripeto. Signor Ernesto, ha stupito anche me il negativo Dzeko. Quando la Roma lo prese, è proprio il giocatore che mancava a Garcia, perché allora c'era Garcia, e poi con. E invece sì, ha dato qualche segno di vita, ma non ha segnato le partite come le occasioni avrebbero dovuto portarlo a fare. Perché ripeto, non siamo di fronte a un centravanti a un falso 9 che non arrivava mai all'appuntamento in tempo, arrivava talmente in tempo che però poi alla Pacione o a non so chi, ci fosse stata la Jalapas, sarebbe stato un cliente fisso tutte le puntate per le occasioni buttate, veramente. Ernesto, scusami, non voglio sembrarti rude, ma sono maledettamente in ritardo. Ti volevo ringraziare per il tuo intervento. Devo andare in pubblicità. Se Roberto ci attende ancora un minuto, un paio di minuti, ci farebbe cosa gradita. Va bene. Grazie. Ciao Ernesto. Grazie, un saluto a tutti. Grazie a te. Buonasera, signor Ernesto. Grazie a lei. Abbiamo meno di 6 minuti, volevo dare la possibilità ad un altro nostro radioascoltatore, l'ultima telefonata della serata. Renzo, buonasera. Buonasera signor Paolo, illustrissimo, buonasera. Qui siamo tra i tifosi dell'Udinese, Roberto. Siamo tra... È Roberto Beccantini, il nostro giornalista che ti ascolta. Fagli pure qualche domanda, Renzo. Sì, grazie. Signor Roberto, buonasera. Buonasera a lei. Sono un appassionato di calcio, sostenitore dell'Udinese naturalmente. Sono molto contrariato per gli ultimi campionati negativi dell'Udinese, specialmente usando giocatori stranieri. Cosa ci vorrebbe per rivalorizzare i nostri giovani e lanciarli nella massima divisione? Perché continuando di questo passo il nostro calcio sta paurosamente scadendo in basso o anche di mediocrità, se vogliamo mettere. Questo includo anche parecchie altre società di Serie A. Ci sarebbe qualche possibilità per mettere dentro i giovani, rivalorizzarli, perché abbiamo anche giovani che giocano nei campionati all'estero, che io seguo molto il calcio, che sono un po' malato per il calcio. E vedo che all'estero stanno facendo bene. Come mai dalle nostre parti, a me, cioè dalle nostre parti, anche nelle nostre società piccole c'è poco, ci sono tanti stranieri mediocri. Come a Udine sono tutti di colore ormai. Sì, ci sarebbe qualche chiave di girare questa situazione che non mi soddisfa per niente. Sentiamo cosa ci dice Roberto. La capisco, e d'altra parte noi siamo esterofili, siamo stati storicamente invasi da tutti e quindi lo straniero pronti, ci troviamo un po' servi, un po' servizievoli. Venendo poi al calcio, di sicuro il nostro è uno dei, a parte il fatto che come età media è uno dei più anziani, se non ho letto male alcune statistiche fornite dall'UEFA e relative alla fine dell'anno scorso, soltanto il campionato di turco ci batterebbe, è chiaro che noi insomma lo straniero piace. Nel caso specifico dell'Udinese, la famiglia Pozzo passa per una grandissima famiglia di industriali, grandi cultori del business, come lei sa meglio di me, ha 3 squadre, Granada in Spagna, il Watford che ha appena preso come allenatore Mazzari in Inghilterra e l'Udinese appunto in Italia. Io personalmente sono contro a questa formula, ammesso che possa portare più giovani italiani in squadra,
a più giovani del vivaio come squadra. Preferisco concentrare tutte le risorse che ho sulla, su una squadra, sulla società, e immagino e spero che nel caso della famiglia Pozzo fosse e sia sempre l'Udinese. Nello stesso tempo i grandi esperti di marketing, di marketing e di mercato suggeriscono che viceversa i soldi della Premier aiutano a finanziare un po' tutto e un po' tutti, quindi evviva i Pozzo per conto loro. Insomma, è una situazione molto kafkiana, aggettivo che uso quando non so come uscirne, col fatto che però l'Udinese da un lato è sempre passata ultimamente come una società modello per rastrellare giovani che poi sono diventati grandi o giocatori, penso ad Andanovic, ad Asamoah, a Pereira, anche se poi non ha avuto la fortuna che ha avuto, che hanno avuto altri giocatori nella Juventus, penso ad Alexis Sanchez, Alexis dal Barcellona all'Arsenal, sì. Certo, il concetto di italianità non appartiene più neppure all'Udinese. Scuffetti, il portiere, era già stato ceduto all'Atletico Madrid se la famiglia, per una questione di studi, di scuola, non si fosse opposta. È finito al Como, Serie B. E Como, fra parentesi, il retrocesso in Lega Pro, per cui bisogna tenere duro e sperare che dai nostri vivai escano dei giocatori all'altezza della tradizione. Siamo veramente in un vuoto generazionale spaventoso. D'altra parte c'è anche un problema quasi tecnico, se fra virgolette, cioè, gli italiani sono sempre meno, ma a livello assoluto, cioè nel quartiere si gioca di meno. A Bologna, dove abita la mia mamma a 92 anni, ormai sono tutti extracomunitari, per cui un domani non so come la metteremo. La globalizzazione. È la globalizzazione, alla quale noi siamo arrivati in ritardo. Guardavo un Francia-Marocco Under 21 l'altro giorno, l'unico non di colore era l'arbitro, tra l'altro. Certo, ma sai, poi è proprio un fatto, e poi sai, se non fai più figli, adesso io non scherzo, non è mica un razzismo, assolutamente, io sono per l'integrazione più totale. Però se non fai più italiani, non puoi che prendere gli italiani. È vero. Oh, un minuto soltanto, Anthony Totera ha fatto un'intervista ad Andrea D'Amico, che è l'agente di Giovinco e anche di Borriello, e gli ha chiesto se Borriello verrà a giocare qui a Toronto con la nostra squadra. And you can hear the interview live on my Twitter ecco, call, sì, for Totera, number 4, T-O-T-E-R-A. Ho parlato con Andrea D'Amico 30 minuti e parlava di Borriello, Giovinco, Mazzari, e parlava di tante altre cose. Ecco, questa intervista la potete ascoltare su Twitter, com'è? Number 4, Totera, T-O-T-E-R-A. Ecco, il nostro amico Totera. Pensa che Borriello concluderà la sua carriera qui in Nord America, Beccantini? Non lo so, potrebbe essere un'idea. Marco Borriello è un signor giocatore, non dimentichiamo, ha cambiato tante squadre, perché come Bobo Vieri appartiene alla tribù degli insofferenti, capito? Poi come Bobo Vieri ha avuto anche una vita pubblica molto molto ridondante, si piace così, è un giocatore però tecnicamente di prim'ordine. Se fosse piaciuto di meno, per dirla alla George Best, fosse stato meno brutto, avremmo sentito parlare sempre di Pelé, ma avremmo sentito parlare di un Borriello molto più in alto nelle gerarchie. Beccantini, è mezzanotte, la faccio andare a dormire, mi scusi tanto. No, grazie a lei, grazie a voi dell'invito, un saluto alla Sartina di Ottawa, se arriviamo fin là, se no forza Canada, e salutatemi tanto Giovinco. Alla Sartina di Ottawa, ciao, va bene, ciao, perfetto, ciao. Grazie per la squisita disponibilità. No, grazie Beccatina a voi per aver pensato a me, buon pomeriggio. Buonanotte, grazie. A lei. Anthony, grazie. Thank you very much, I'm sorry. My pleasure, no Paolo. And I hope to see you here in our studio soon. And I hope to have you in our studios in Mississauga at nextsportstar.com with Frank Thanks D'Angelo. Thanks a lot, I hope so. Okay, the next time, when you like, I am here. Very good, very good. E forza Toronto FC, Patrizio, thank you. Sì, diciamo, c'è la finale di Coppa dei Campioni sabato. Ah, sabato, sì. Atletico Madrid, Real Madrid a Milano. Grande derby. Tutto spagnolo, madrileño. Buonanotte a tutti, ciao, grazie, a lunedì prossimo.